pensavo che per raggiunti limiti di età avessi maturato il diritto a fare lo spettatore, invece mi tocca ancora intervenire perché il nostro presidente Guido Satta non è potuto venire per motivi personali, perché la moglie è malata, e mi ha incaricato quindi di salutarvi per conto suo. Oltretutto Satta è particolarmente amareggiato perché l'idea di venire qua, di cambiare per una volta ristorante, è stata sua, e aveva anche previsto di vedere bene la villa del Manzoni, a cui teneva molto, invece abbiamo visto solo due salette perché il resto è manchezza. Comunque sì, noi trascorreremo lo stesso una bella giornata insieme. So che fra gli intervenuti ci sono molti soci che è la prima volta che partecipano al pranzo sociale. Questo mi fa molto molto piacere, e se possibile poi farò un giro per conoscerli, perché quelli che sono venuti sempre e che vengono in genere agli incontri nazionali ormai sono vecchi amici e li conosco, i nuovi mi piacerebbe incontrare. Detto questo, diciamo due parole sul nostro gruppo, sul GES. Il GES è più vivo che mai, insieme con noi a festeggiare Natale ci sarà anche un pranzo a Ferrara, un pranzo a Siracusa, uno a Bussi e uno a Porto Marghera. In totale circa 400 soci si incontreranno per farsi gli auguri. Nei nostri incontri nazionali abbiamo sempre una forte risposta, anche quest'anno a Gaeta, sono stati a Ponza e a Pompei, a Gaeta sono state 250 persone. Per l'anno prossimo stiamo pensando, diciamo, a un incontro nazionale nel Mantovano, zona Mantova-Verona, però non è ancora deciso, e comunque i dettagli vi verranno poi forniti da Giuseppe Pasquina, a cui passerò la parola. Non si sente? No, non si sente. Ecco, volevo dirvi che il nostro gruppo è ancora estremamente vitale, ha ancora più di 3.000 soci e siamo presenti, l'abbiamo visto proprio giorni fa facendo una cernita dei nostri fiduciari, dei nostri siti, e siamo presenti in tutte le regioni d'Italia, anche in Sardegna dove abbiamo ancora due soci, siamo presenti in tutte, cosa che in molti altri gruppi non possono vantare. La grande madre Montelli è arrivata da Sardegna. Volevo dirvi una cosa, che dal 1 gennaio, per incrementare un po' il numero dei soci, istituiremo un nuovo tipo di associazione al GES, cioè faremo dei soci, non dico familiari, chiamiamoli soci sostenitori, cioè praticamente ogni socio del GES potrà portare un parente o anche un amico a iscriversi al GES, soltanto al GES e non all'ALLA, per cui non riceverà il settimanale a venire, però per di tutti i vantaggi che offre il GES, con contributi vari, assistenza varia, eccetera. Noi siamo ancora iscritti all'ALLA. L'ALLA ha appena rinnovato la sua presidenza, la presidenza nazionale dell'ALLA è stato nominato il senatore Patriarca, Edoardo Patriarca, il senatore Edoardo Patriarca. Abbiamo in ALLA tre consiglieri nazionali, sono Satta, Allegri e Cova di Ferrara, e abbiamo il presidente provinciale milanese che è la nostra Piera Pizzini. Credo di aver detto tutto. Di avervi informato un po' sulla nostra situazione, vi faccio i migliori auguri di buon Natale, grazie per la vostra presenza, per la vostra
continua dimostrazione di amicizia tra di voi e di attaccamento alla vecchia madre Montemison. Auguri a tutti, buon Natale.